Un'opera rock boicottata nei primi anni 70 perché legata ai temi della mafia, oggi riproposta dallo stesso gruppo, I Giganti, che pagò le conseguenze di quella censura. Dirige il maestro Bruno Martelli, cantano I Giganti. Sono solo 100 case, tutto. L'eco della musica scavalca il tempo e arriva 40 anni dopo. Al Teatro Fraschini di Pavia, l'opera rock dei Giganti, uno dei gruppi beat italiani più noti alla fine degli anni 60. Nel 71 il loro disco Terra in Bocca segnò la parabola discendente. Bello ma scomodo. Tema ispiratore, un delitto di mafia consumato in un paese siciliano per il controllo dell'acqua. La canzone ebbe vita breve, pochi passaggi radiofonici, poi l'indifferenza. Fu ignorata assolutamente, a tutti i livelli, ma anche la stampa, devo dire, e forse anche i critici musicali. In quel caso la casa discografica non è che ha detto, ragazzi, chi se ne frega, no, il teatro, facciamo il teatro. Scendi al centro del paese. Sul palco oggi tre dei componenti originali, accompagnati da musicisti come Ares Tavolazzi e Vince Tempera. La censura di fatto all'ultimo disco, cui il gruppo affidava la sua svolta, segnò la fine dei Giganti. Ora la scelta di riproporre l'opera rock sulla mafia insieme a un libro, sperando che la storia non si ripeta. Siamo in un bel teatro, qui si realizza in parte un sogno, ma non è detto che sia finita qua. Un saluto anche dalla redazione di Rai Sport.